Bella a tutti ragazzi, qui vi ricevo e ritrovati nel mio canale in questo nuovo video. Oggi siamo qua ragazzi, ritornati con i vlog. Questa volta vlog numero 36. E niente, vlog numero 36 e io direi di iniziare immediatamente con le news. La prima news di oggi riguarda a un gioco che prenderò e quindi mi dovrete fare sapere se volete dei gameplay su questo gioco. Stiamo parlando di Guitar Hero Live. Per chi non lo sapesse, a me Guitar Hero è sempre piaciuto veramente un sacco. Infatti lascio tipo la chitarra di Guitar Hero. La cosa più triste, sapete qual è? Che se levo la musica di sottofondo. Comunque, dopo aver fatto questa stronzata, appunto, a me Guitar Hero mi piace veramente un sacco e quindi mi piacerebbe portare dei gameplay su Guitar Hero Live. Quindi, qua sotto nei commenti fatemi sapere se vi potrebbe interessare un video su Guitar Hero Live o anche più video. La seconda news di oggi riguarda alle mod di GTA 5, perché sì, ragazzi, finalmente sembra che ci siamo a poter portare queste mod su GTA 5. Dopo quasi 10 mesi che programmiamo, devo portare le mod di GTA 5, devo portare le mod di GTA 5, finalmente ci siamo, quindi spero che questa settimana vi potrebbe uscire qualche mod, o meglio qualche video sulle mod. Ragazzi, la terza ed ultima news di oggi riguarda a Minecraft. Come potete vedere, in quest'ultimo periodo certe volte, certi giorni, vi porto due video al giorno e fare due video al giorno non mi viene tanto faticoso. Cioè, ovviamente ci vuole più tempo per registrare, per editare, per caricare, per far tutto. Però, ovviamente, perché ci riguarda Minecraft in questo? Semplicemente per una cosa: siccome Minecraft vi piace veramente tantissimo, quindi spero di potervi portare due episodi a settimana. E ovviamente quando uscirà Minecraft, appunto oltre il sabato, uscirà anche un video alternativo su GTA, un video secondario. Quindi ragazzi, per oggi le news sono finite qua e io direi di passare al Willy Time. La prima domanda di oggi ce la fa Rino Petralito e ci scrive: Willy Time, inizierai a fare spacchettamenti su FIFA? Allora ragazzi, io vorrei fare dei spacchettamenti su FIFA, però c'è un problema: per fare gli spacchettamenti a FIFA purtroppo ci vogliono molti crediti. Io non ho a disposizione tutti questi crediti, purtroppo, e molto probabilmente, credo molto probabilmente, che gli spacchettamenti li vedrete su FIFA 17. Perché purtroppo, ragazzi, con FIFA 16 sono partito un po' male, non so perché, non ho fatto tanti video su FIFA 16, ecco. Io in realtà su FIFA 16 avevo tanti progetti da realizzare, però poi alla fine si sono spenti durante il percorso di gioco a FIFA 16. Quindi credo che magari su FIFA 17 potrebbero arrivare i pack opening, anche perché mi accumulo qualche creditino, qualche euro, no? Per comprare i FIFA points, che ne dite? Ci facciamo un bel pack opening come si deve. La seconda domanda di oggi ce la fa Carlo Vittoria e ci scrive: Willy Time, quando farai magliette, portachiavi, qualcosa che sponsorizzi e poi vendi su Amazon? Ragazzi, questa non la so, non lo so veramente, perché appunto è tutta una casualità, non so se farò addirittura delle magliette, poi addirittura portachiavi. Già non sappiamo se arriviamo alle magliette, pensa ai portachiavi. Comunque, se un giorno li farò tutte queste cose, magliette, portachiavi, ovviamente ve lo dirò, vi comunicherò. Però io non ho tanta fretta di fare tutto sto putiferio incredibile, perché appunto la cosa principale per me di YouTube è divertirsi e fare video con passione, non ste cose secondarie. Secondo me le magliette, i portachiavi, custodie, sono cose secondarie che poi con il tempo ovviamente potrebbero arrivare, però non è neanche sicuro. Ovviamente, per carità, non sto dicendo che non li farò mai, sto dicendo solamente che non ho tanta fretta di fare tutto questo. La terza domanda di oggi ce la fa Carmelo Manganaro. Questa domanda l'ho presa non perché è una domanda, diciamo, utile, ma più che altro per farmi spiegare quello che mi ha scritto. Perché mi scrive: Willy Time, ti farai mai modificare la play con il tuo nome? Mi saluti? Comunque ti saluto, ciao Carmelo Manganaro. Però veramente, spiegami cosa significa ti farai modificare la play con il tuo nome. Cioè, io non lo capisco cosa significa questo. Se voi lo capite, scrivetemelo qua sotto nei commenti, perché io non ci arrivo. La quarta ed ultima domanda di oggi ce la fa Simone Tirelli e ci scrive: hashtag Willy Time, qual è stato il tuo GTA preferito? Grande Willy, continua così. Allora, grazie mille. Qual è stato il tuo GTA preferito? Per chi mi segue da veramente tantissimo tempo sa che il mio GTA preferito è stato GTA San Andreas, perché appunto è stato il mio primo gioco, è stato il mio primo tutto. Quindi praticamente GTA San Andreas
fa parte veramente di tanto. Infatti l'ho anche preso remastered su PlayStation 4. Se lo farebbero addirittura remastered per vita reale, lo prenderei ugualmente. Anche se tipo costerebbe milioni di euro, però lo prendo. Quindi ragazzi, che dirvi? Fatemi sapere se il video vi è piaciuto lasciando un bel like. Inoltre fatemi sapere se i gameplay su Guitar Hero vi interessano. Ovviamente le cazzate le devo fare sempre più forti di me, raga. Quindi se volete passare dalla pagina di Facebook e dal profilo Instagram, trovate il link qua sotto in descrizione. Iscrivetevi al canale per nuovi video. Qua da Bulgio è tutto. Bella raga. Ci sta. Faccene uno camperato, Ara. Ti ho visto sull'UAV. Che cosa ti credevi? Di fuggirmi, te maledetto? Lui credeva di fuggirmi e fare il furbetto così. Ma no, adesso t'ho fottuto. Se ci muori, se ci... Va bene, tre, non ne posso uccidere. Quante kill? Che cazzo ho fatto? No, raga, non lo so.